Consiglio straordinario sulla guerra in Ucraina, approvata all'unanimità mozione che condanna fermamente l'invasione da parte della Russia e chiede di favorire l'accoglienza dei profughi. Il gonfalone d'argento del Consiglio regionale della Toscana a Rondine, luogo che da 25 anni, ospitando coppie di giovani provenienti da paesi in conflitto tra loro, costruisce la cultura della pace tra i popoli. L'autosufficienza impiantistica nella gestione dei rifiuti in Toscana al 2030 vale 2.500 posti di lavoro e benefici economici per 36,5 milioni di euro. Lo rileva il rapporto promosso da Confindustria Toscana e Confservizi Cispel Toscana. Il ripudio della guerra. La seduta straordinaria del Consiglio regionale dedicata all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia si è conclusa con l'approvazione all'unanimità della mozione comune che esprime la più ferma condanna per la violazione del diritto internazionale e la piena e totale vicinanza e solidarietà alla popolazione civile colpita dal conflitto e a tutti gli ucraini che vivono e risiedono in Toscana. La mozione esprime solidarietà anche a tutti i manifestanti russi che, per aver espresso pubblicamente la loro contrarietà all'azione militare del Cremlino, sono stati arrestati. È previsto anche l'impegno a mettersi a disposizione della comunità internazionale, in coordinamento con il governo, per l'attivazione immediata di corridoi umanitari, coinvolgendo le istituzioni locali, le parti sociali, il mondo dell'associazionismo e del terzo settore, in linea con i principi e i valori fondanti dello Statuto regionale. Un piano di accoglienza che coinvolga tutte le nazioni europee. Si chiede infine alla Giunta di attivarsi nei confronti del governo per tutelare le aziende italiane colpite dalle sanzioni nel frattempo adottate dal governo russo. Arrivano in queste interminabili code al confine le famiglie ucraine. Di qua dal confine viene la moglie e i figli, di là il padre che li ha accompagnati prende parte per combattere. È qualcosa di commovente, come qualcosa di drammatico vedere i bombardamenti che abbiamo visto sulla televisione anche stanotte. E quindi dobbiamo essere davvero vicini a queste famiglie, saranno in prevalenza donne e bambini che arriveranno. Noi li accoglieremo negli alberghi sanitari. Ancora, diciamo così, il senso dell'accoglienza si è sviluppato nei paesi confinanti e conseguentemente Polonia, conseguentemente... No a questa guerra che fa male alla popolazione ucraina, ma fa male anche ai valori della democrazia e della libertà della nostra Europa. Mandare un messaggio, per quello che è possibile, a chi costruisce ponti in queste ore, che la pace è l'unica via percorribile. Bisogna ritrovare una strada di libertà e di democrazia. Noi abbiamo voluto premiare Rondine, cittadella della pace, perché è un luogo di costruttori di pace. Si sensibilizzino chiunque ha possibilità di scegliere per perseguire questa strada. E poi il messaggio che la Toscana continua a essere terra aperta ed accogliente, come è sempre stata nella sua storia. Siamo pronti ad accogliere da subito i primi profughi. Lo faremo mandando anche un messaggio forte, che è quello di creare momenti di sensibilizzazione nelle scuole, coinvolgendo le ragazze e i ragazzi, perché senza la pace non c'è futuro per i nostri territori. La condanna verso questa aggressione incredibile nei confronti dell'Ucraina deve essere ed è stata unanime, ferma, solida e inflessibile, ma dovrà essere declinata soprattutto in solidarietà e vicinanza a tutta la comunità ucraina, quella che ancora oggi si trova nel paese natale, in questa situazione incredibile per il nostro secolo, ma anche alla popolazione che risiede stabilmente in Italia, in Toscana. Una solidarietà anche morale e concreta. L'Istituto degli Innocenti di Firenze si sta già preparando per accogliere, grazie al Ministero degli Affari Esteri italiano e al Ministro Luigi Di Maio, si sta preparando ad accogliere i bambini che sono sempre le vittime incolpevoli più fragili di questi conflitti. Però questa solidarietà dovrà essere accompagnata anche da una riflessione seria di quelle che sono le dinamiche internazionali, in un ruolo più forte che deve essere invocato dall'Unione Europea
che deve avere una politica internazionale unita nei confronti di situazioni di questo genere. È importante che il Consiglio regionale della Toscana abbia fatto sentire unitariamente la propria voce a condanna dell'invasione russa dell'Ucraina e contro la guerra, che abbia espresso piena solidarietà al popolo ucraino e sostegno a tutti quelli che nel mondo, compreso in Russia, stanno manifestando contro la guerra. Dopodiché penso che dalla Toscana non poteva non uscire un richiamo forte al sostegno e al rafforzamento di tutte le iniziative diplomatiche di contrasto alla continuazione del conflitto bellico. Questo richiamo viene anche a seguito di quello che è stato il messaggio la scorsa settimana lanciato dai vescovi e dai sindaci del Mediterraneo riuniti qui a Firenze. La nostra posizione è una posizione chiara, è una posizione di vicinanza all'Ucraina e ai cittadini ucraini e anche di vicinanza a tutti coloro che in Russia stanno manifestando contro la guerra e vengono arrestati, perché se per noi è qualcosa di normale andare a manifestare, in questo momento in Russia non lo è. Quindi quello che è avvenuto probabilmente nessuno se lo aspettava, certo ci sono delle colpe da riconoscere all'Occidente, anche agli Stati Uniti e anche all'Europa, che non dobbiamo tralasciare, perché riteniamo che gli errori devono essere anche corretti poi in un futuro per cercare di fare in modo che le cose migliorino. La più grande colpa dell'Europa è stata quella di non avere una politica estera unitaria all'interno dei propri paesi, e quindi questo ci rende deboli nelle trattative, ci rende deboli quando dobbiamo andare a cercare di placare alcune situazioni. Siamo vicini al popolo ucraino e siamo vicini anche al popolo russo, che è colpito tanto quanto il popolo ucraino, perché in guerra non ci si va a cuor leggero. Sono due nazioni che non solo sono vicine, ma alcuni familiari stanno in Ucraina e i combattenti stanno in Russia. E abbiamo evidenziato come vi sia anche il fallimento della politica dell'Unione Europea, la politica dell'Unione Europea che non ha un contingente militare unitario, che non ha una politica di difesa unitaria, che non ha una politica economica unitaria. Si parla tanto di Unione Europea, ma ci unisce soltanto la moneta. Poi abbiamo la Francia che tratta i gasdotti da sola, abbiamo la Germania che ha concluso un proprio gasdotto, non ricordandoci che la politica energetica italiana dipende per il 60% dalla Russia, cioè dal gas che ci arriva dalla Russia. Quali saranno le ripercussioni per le famiglie e per le imprese italiane, già colpite dall'aumento del 50% del costo del gas, e forse avranno le bollette nei prossimi mesi che saranno il 200% in più rispetto ai mesi precedenti? Ecco perché con forza chiediamo una politica unitaria dell'Europa. Non possiamo far finta di pensare che il conflitto tra Russia e Ucraina nasca ieri. Il conflitto nasce e affonda le radici nel recente passato, penso alle rivoluzioni colorate del 2014, ma non solo. E il vero grande assente in tutto questo è l'Europa. Perché se uno prova ad andare a ritroso fino a quando negli anni 90, dopo il crollo del muro di Berlino, dopo la fine dell'Unione Sovietica, l'Ucraina, insieme forse alle repubbliche baltiche, era tra gli stati che più di ogni altro sognava finalmente il ricongiungimento di quelli che erano considerati fratelli separati al di là della cortina di ferro. E io credo che l'Europa occidentale, che avrebbe dovuto fare da traino per creare una vera identità europea, un vero Stato europeo in grado di contrapporsi economicamente, militarmente, culturalmente a chi stava fuori dai confini europei, non si sia mai realizzato questo processo. Arriva un segnale forte dalla Toscana in maniera unitaria, tutte le forze politiche votano un documento che condanna fortemente quanto la Russia sta facendo in termini militari, che mette in discussione il livello di sovranità e di autonomia di un popolo, di una democrazia che sta faticando ma che sta resistendo. Da parte nostra ovviamente il sostegno nei confronti del popolo ucraino, la disponibilità ad accogliere tutti coloro che riusciranno a fuggire, i profughi, dare una forma di assistenza, di accoglienza, e soprattutto una Toscana che grida con forza che serve la linea diplomatica, che serve la pace, una Toscana che prova anche a
a raccontare quello che sta succedendo anche alle nuove generazioni, ai ragazzi che per la prima volta si trovano di fronte a una guerra che purtroppo viene comunicata costantemente sui social e ne deforma anche la rappresentazione tra chi vuole negarla e chi vuole enfatizzarla. Quindi un contesto al quale non eravamo abituati, che la Toscana prova a mettere un argine cercando di dare seguito a quello che in questi giorni è avvenuto, essendo una terra di diritti, essendo una terra di pace. Stamattina ho tenuto a precisare come, pur di fronte a gesti assolutamente condivisibili di condanna di tutta questa vicenda e quindi della nostra massima aspirazione a che ritorni la pacificazione in quell'area, noi rischiamo di subire un contraccolpo economico rilevantissimo. Ed è il momento questo che anche la Regione Toscana si faccia sentire, convocando, credo, il prima possibile, almeno lo auspico e lo riterrei opportuno, tutte le associazioni, i sindacati, per fare un fronte comune affinché veramente si pongano in essere tutte quelle azioni e quelle iniziative che in qualche modo possano fare anche da contraccolpo a una situazione che sul fronte dell'import, dell'export, ma anche sul rincaro delle materie prime, delle fonti di energia, che già nei mesi passati hanno fatto sentire il loro carico su imprese, aziende e anche sui cittadini, ecco, questi sono temi che credo dovranno comunque sia essere affrontati. Bene l'accoglienza, bene la condanna dell'azione militare, ma ora occorre anche agire sul piano economico, perché altrimenti dopo 2 anni di pandemia noi rischiamo davvero di ritrovarci con un'economia veramente, veramente a pezzi. La cittadella della pace. Il gonfalone d'argento del Consiglio regionale della Toscana è stato consegnato a Rondine, cittadella della pace, luogo di speranza per lo straordinario impegno con cui da 25 anni forma giovani provenienti da tutto il mondo per favorire la risoluzione non violenta dei conflitti, il confronto, il dialogo e la pace. Il massimo riconoscimento dell'Assemblea regionale è stato consegnato dal presidente Antonio Mazzeo a Franco Vaccari alla presenza del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Tante le autorità presenti per sancire nuovamente il legame con Rondine, realtà che da oltre 25 anni opera nel bellissimo borgo vicino ad Arezzo per la riduzione dei conflitti armati nel mondo e lo fa insieme ai giovani con un progetto straordinario, far arrivare coppie di ragazze e ragazzi provenienti da paesi in conflitto tra loro per vivere 2 anni di convivenza e formazione. Gli ospiti arrivano da nemici, o così almeno è quello che gli hanno raccontato, ma a Rondine iniziano un percorso diverso, fatto di incontro, confronto, conoscenza e consapevolezza. Un segno forte verso costruttori di pace, come le tante ragazze e i tanti ragazzi che vengono da luoghi di conflitto e che invece insieme, dopo un percorso importante, guardate, all'inizio faticano anche a voler lavare i panni nella stessa lavanderia, a guardarsi negli occhi, c'è la costruzione del nemico per come gli viene raccontato, invece in questo percorso, in questo viaggio, un viaggio grande, un viaggio bello, vengono formate persone che vanno e ritornano come la rondine nel loro territorio per portare la pace. Io mi auguro che questo luogo, un luogo che è cresciuto tanto in questi 25 anni, che forma le ragazze e i ragazzi anche delle nostre quarte classi possa diventare ancora qualcosa di più grande, possa formare anche ragazze e ragazzi di tutta Europa. Era un sogno che aveva anche David Sassoli e mi piacerebbe che insieme potessimo sostenere questa iniziativa. È un grande riconoscimento perché Rondine da 25 anni parla toscano, quindi in tutto il mondo quando andiamo si vede, si coglie immediatamente l'interesse per un'esperienza che è in Toscana e parla il linguaggio della cultura toscana. E nelle interlocuzioni che hanno fatto crescere Rondine con oltre 30 paesi del mondo c'è questo riconoscimento. E con la Regione abbiamo fin dagli inizi collaborato per la nascita e lo sviluppo di Rondine, però oggi questo è un riconoscimento che sancisce un lungo percorso fatto insieme, ma soprattutto rilancia verso il futuro, verso le sfide che abbiamo davanti a noi. Rifiuti, obiettivo autosufficienza.
Non perseguire l'autosufficienza impiantistica per la Toscana della gestione dei rifiuti comporterebbe tre conseguenze negative: aumento dei costi di gestione e quindi di tariffe e prezzi per cittadini e imprese rispetto ai valori attuali, aumento vertiginoso delle emissioni di gas serra, mancanza di sicurezza e affidabilità di uno dei sistemi centrali per garantire qualità della vita e competitività dei territori toscani, rischi che la Toscana non può correre. Con queste parole Nicola Perini, presidente di Confservizi Cispel Toscana, è intervenuto alla presentazione del rapporto realizzato da Ref Ricerche e promosso da Confindustria Toscana e Confservizi Cispel Toscana. Il rapporto da un lato certifica come la strada intrapresa per raggiungere l'obiettivo del 65% di riciclo al 2030 sia quella giusta, ma dall'altro lato segnala un fabbisogno impiantistico per recupero energetico e riciclo chimico al 2030 nella nostra regione di 597.000 tonnellate di rifiuti. Uno scenario che vale tra gli 800 e i 900 milioni di euro di investimenti, circa 2.500 addetti in più e benefici economici per 36,5 milioni di euro l'anno. La Regione ha avviato nei giorni scorsi l'iter di approvazione del nuovo piano dei rifiuti. La Giunta e tutti i gruppi consiliari hanno dichiarato la volontà di chiudere il ciclo dei rifiuti in Toscana in una logica di prossimità e autosufficienza. Io credo che i territori abbiano la responsabilità e l'opportunità di scegliere e di non subire. Io credo che vi sia una consapevolezza, stia maturando una consapevolezza, che il tema e il termine autosufficienza sia un obiettivo che diventa un valore. Autosufficienza significa stabilità, stabilità significa competitività. Competitività significa ricchezza che rimane sul territorio, più posti di lavoro. Allora, io credo che tutti si debba acquisire questa consapevolezza, tutti si debba avere tendere a creare le condizioni perché gli impianti abbiano compatibilità di carattere ambientale e siano gli stessi territori a potersi promuovere per ospitare queste che sono degli elementi di opportunità e di sviluppo e non delle iatture.